Buon pomeriggio, benvenuti al terzo, per ora ultimo appuntamento, dedicato agli enti e alle organizzazioni che nel nostro paese si occupano principalmente di supportare le imprese che esportano, che già esportano o che intendono iniziare ad esportare. Abbiamo parlato le volte precedenti con l'agenzia ICE. E con Assocamere Estero, l'associazione che riunisce le camere di commercio italiane all'estero. Oggi è invece la volta di SACE. Abbiamo con noi Elisa Lodi e Davide Venuti di SACE che ci parleranno delle funzioni di questa organizzazione e degli strumenti che mette a disposizione di tutte le imprese italiane per, come dire, migliorare il loro processo di internazionalizzazione, soprattutto, ma non solo, dal punto di vista finanziario, creditizio e assicurativo. Direi che possiamo sentire i nostri relatori e dopo, se ci saranno domande, potremo tranquillamente farle nella sezione, domande e risposte di Zoom. Dunque, benvenuti, grazie e do la parola a Elisa Lodi di SACE. Grazie. Grazie, dottoressa Simonini per l'invito e accogliamo con piacere appunto l'opportunità che ci offre Camera di Commercio di Parma per presentare, diciamo, alle imprese quello che è il nostro supporto nei loro processi di internazionalizzazione. Condividiamo le slide che poi verranno messe a disposizione, diciamo, dell'associazione. E alla fine di tutto avrete anche i nostri contatti diretti al fine poi di eventualmente andare ad approfondire specifiche necessità relative, diciamo, alle vostre esigenze. Quindi sarà possibile anche organizzare degli incontri dedicati, diciamo, a valle di questa prima occasione di confronto. SACE oggi è gruppo, è passata sotto al Ministero Economia e Finanze e si basa su quattro pilastri sostanzialmente, che sono l'attività core, l'attività tradizionale, che è il supporto all'export ed è il focus del seminario di oggi. Abbiamo però inserito anche gli altri tre pilastri, che sono, vedete, nell'ultimo la Garanzia Italia, quindi il discorso emergenziale, quindi l'intervento che ci ha consentito di andare a rilasciare delle garanzie a tutte quelle società che avevano avuto un impatto dal Covid-19. Questa è una misura emergenziale che andrà a chiudersi a giugno di quest'anno. Poi c'è il nuovo pilastro che è tutta l'operatività in ambito green. E anche qua abbiamo messo a terra degli strumenti per andare a favorire quella che è la transizione ecologica delle imprese e ci preme appunto dire che sono strumenti a misura di PMI, quindi l'obiettivo anche del webinar di oggi è sentire la SACE più vicina, sapere che avete dei referenti sul territorio che potete approcciare direttamente o anche per il tramite dell'associazione, quindi della Camera di Commercio. Perché assieme possiamo valutare come sostenere i vostri processi di crescita. Quindi anche tutti quelli che sono gli investimenti in ambito green che le imprese vogliono fare sul suolo domestico, possono essere eligible per il nostro intervento. Quindi cito ad esempio la sostituzione dei macchinari desueti con nuovi macchinari che abbiano ad esempio una bassa emissione di CO2, piuttosto che un recupero dei processi di scarto. Tutto questo è riconducibile a interventi in ambito green, così come rifare, diciamo, i propri capannoni con pannellature di fotovoltaico, piuttosto che tecniche edilizie di efficientamento energetico, ad esempio andare a sostituire la flotta aziendale con mezzi ibridi. Ecco, sono tutti interventi che possono essere finanziabili dalle banche, grazie anche al supporto di SACE. E da ultimo citiamo anche il rilievo strategico, quindi quegli investimenti appunto volti a richiedere finanza alle banche, che
che però siano propedeutici ad un processo di internazionalizzazione. Ecco, anche in questo caso è importante appunto dire SACE non è mai l'ente che eroga, SACE va a rilasciare una garanzia a favore della banca che appunto vi eroga finanza. E andando quindi, diciamo, alla slide successiva, come mettiamo a terra, diciamo, la nostra mission? Anzitutto, e questo è un esempio di oggi, la prossimità alle imprese, la consulenza. Da 4 anni a questa parte SACE ha istituito una divisione PMI. Per noi PMI sono le aziende che hanno fatturato fino a 50 milioni di euro, quindi come capite sono proprio il tessuto imprenditoriale italiano. E siamo presenti in tutto il territorio nazionale, quindi chiaramente la sede legale rimane a Roma, ma per l'Emilia-Romagna noi abbiamo la sede a Bologna, però come dicevo in apertura siamo disponibili ad effettuare anche degli incontri presso la Camera di Commercio o anche direttamente presso le aziende, quindi ci muoviamo direttamente proprio per andare a favorire quella che è la vicinanza, perché se non ci si conosce allora non c'è neanche la possibilità di esplorare quelli che sono gli strumenti che andiamo a descrivere oggi. Abbiamo implementato sicuramente tutto il processo di accesso che le imprese hanno ai nostri strumenti, aumentando la digitalizzazione dei nostri processi, quindi abbiamo semplificato quello che è l'iter, per cui l'impresa possa, diciamo, richiedere, diciamo, un prodotto di SACE. Inoltre ci attiviamo anche tramite la rete internazionale a favorire incontri di business matching. Che cosa significa? Che la nostra rete internazionale va ad individuare i grandi EPC contractor a livello internazionale e effettuiamo una valutazione creditizia e andiamo a garantire finanza, quindi andiamo a derogare a monte un finanziamento alla controparte, ammesso però che acquisti merce italiana. Quindi, diciamo, come si traduce questa attività nell'attività delle PMI? Si traduce nel favorire proprio incontri diretti con questi grandi EPC contractor, quindi opportunità che solitamente spesso si pensa siano legate soltanto ai grossi player italiani. E da ultimo c'è appunto la promozione, la cultura dell'export, perché appunto è fondamentale per esportare anzitutto conoscere i mercati di destino dei nostri beni. E quindi dal nostro sito sono fruibili degli strumenti gratuiti dove poter andare ad approfondire mappe dei rischi, quindi le peculiarità di ogni paese, andare a scaricare quelli che sono appunto le schede informative sui paesi, eventualmente trovate anche un primo elenco di banche estere affidabili, così come c'è tutto il comparto di education, dove ci sono delle piccole pillole di supporto all'export, in funzione, sono pensate in funzione del livello di internazionalizzazione di ogni impresa. Quindi in base, diciamo, al vostro livello di internazionalizzazione potete fruire appunto di contenuti, lo ripetiamo, gratuiti, che possano, diciamo, andare a favorire il vostro processo di internazionalizzazione. Questa appunto è la visione di dove siamo fisicamente, quindi come vedete siamo basati a Bologna e abbiamo appunto la rete internazionale situata nei maggiori punti di export italiano. E questa invece è una slide riassuntiva che va a dimostrare come SACE possa offrire delle soluzioni in tutto quello che è il processo di vendita verso l'estero. Quindi, come dicevamo, fin dall'inizio, quando dobbiamo individuare l'opportunità commerciale, l'esigenza delle imprese è quella di andare a conoscere i mercati e le controparti. Pertanto è possibile appunto richiedere, in parte gratuitamente, in parte con una piccola commissione dell'ordine, insomma, di 50-100 euro massimo, dei report informativi.
Ma non solo, è possibile richiedere dei veri e propri pareri di assicurabilità, quindi non ci limitiamo a darvi un report informativo, ma andiamo proprio a valutare l'affidabilità di quella controparte in relazione alla commessa che voi state valutando. E se torniamo un attimo indietro nella slide precedente, grazie. Dopo aver individuato l'opportunità, prima di firmare il contratto, è importante quindi avere la valorizzazione di quelli che sono i costi di questa copertura. Anche qua, come dicevamo, tutto in modo digitale, mediamente dall'inserimento della richiesta all'esito della valutazione, passano tra i 7 e i 10 giorni lavorativi. Questo dipende un po' in funzione delle varie geografie, interessate. Entro appunto 7-10 giorni lavorativi voi avete un esito. Vi restituiamo un esito in cui, se è positivo, vi blocchiamo, il plafond per 3 mesi. Questo significa che voi potrete tranquillamente andare a strutturare la proposta commerciale verso la controparte. Ma lo strumento che, andiamo a descrivere poi successivamente, che è appunto lo strumento tipico che si chiama credito fornitore, perché è il fornitore, è l'impresa italiana che va a valutare la possibilità di concedere una dilazione di pagamento alla controparte, non è solo uno strumento assicurativo, quindi non andiamo solo a neutralizzare tutti quelli che sono i rischi relativi alla produzione e vendita di questa commessa, ma è uno strumento anche finanziario. Perché? Perché lo strumento, la polizza SACE, non va solo a neutralizzare i rischi, ma consente all'impresa di ottenere liquidità o direttamente dal proprio sistema bancario o tramite la nostra società di fetto. Quindi lo strumento che andremo a descrivere successivamente si chiama appunto credito fornitore, perché il fornitore, quindi la PMI parmense, che va a concedere una dilazione di pagamento all'acquirente estero e quindi va incontro alle esigenze del buyer estero, che chiaramente ha l'obiettivo di pagare nel modo, diciamo, più dilazionato possibile. Dall'altro verso, però, l'esportatore italiano ha la necessità di monetizzare il credito al completamento della spedizione, di ottenere la liquidità. Ecco che lo strumento lo consente. Quindi è il credito fornitore una soluzione che va a bilanciare le esigenze contrapposte di venditore e di acquirente. Quindi lascerei la parola, al mio collega Davide Venuti, che andrà nel tecnico di quello che è lo strumento credito fornitore. Grazie. Sì, ecco qui. Buonasera a tutti. Allora, andando un po' nello specifico di quello che è il prodotto del credito fornitore, che è un po' lo strumento principe SACE per l'assicurazione del credito, specialmente quando si parla diciamo, di fascia PMI, prevede appunto che sia l'esportatore a concedere una dilazione di pagamento direttamente all'acquirente. E invece che optare per uno dei metodi di pagamento magari più tradizionali, come quello che può essere sempre la lettera di credito o eventualmente il pagamento in anticipo. Qual è il vantaggio lato esportatore nel far ciò? Il vantaggio è che comunque si dispone di uno strumento aggiuntivo per poter andare a rendere anche più accattivante l'attrattività, diciamo, della proposta commerciale. Diciamo, il prodotto italiano già si vende bene se viene associato anche a un pacchetto finanziario completo che permette all'acquirente di pagare con diciamo, dei termini più morbidi e al tempo stesso senza andare a occupare quelle che sono poi le linee di credito della quale l'acquirente dispone presso magari la propria banca di relazione. Ecco, si completa un po' il pacchetto sia appunto lato prodotto che lato finanziario. Al tempo stesso, come anticipato da Elisa, diciamo, gli interessi che di norma sarebbero divergenti tra esportatore e acquirente. È chiaro che l'esportatore desidera incassare quanto prima l'importo della fornitura, l'acquirente invece, d'altro canto, desidera pagare con il un piano quanto più morbido e dilazionato possibile. Ecco, questi due interessi divergenti poi vengono
vengono equilibrati dall'intervento di un istituto scontante su, su dilazioni di medio-lungo termine. Quindi lo schema che si ripropone il medesimo, l'esportatore che concede una dilazione all'acquirente, che magari viene strutturata su due o più anni, e che permette all'esportatore di andare a scontare quel credito, quindi incassare l'intero importo della fornitura all'adempimento dei propri obblighi contrattuali, quindi banalmente alla spedizione. L'ente scontante, sia una banca di relazione o la società del gruppo SACE che si occupa di factoring SACE FCT, diventa di fatto il titolare di diritti e obblighi di polizza, svincolando l'esportatore dall'onere e l'onere di gestione della dilazione, quindi banalmente dall'incasso delle cambiali, che poi eventualmente in caso di sinistri e di mancati pagamenti alla gestione del rapporto di indennizzo con SACE. Il prodotto è strutturabile per un periodo fino a 5 anni, con diverse eventuali paletti imposti sulla base della dilazione. SACE è una export credit agency, quindi un'agenzia comunque nazionale di assicurazione del credito per l'esportazione, che come tutte le export credit agency dei diversi paesi si rifà a quelle che sono le regole del consenso, una normativa internazionale che disciplina l'operato di queste agenzie. Il consensus prevede che per dilazioni inferiori ai 24 mesi vi sia diciamo abbastanza flessibilità su come strutturare una dilazione. Banalmente si può ragionare sia per la dilazione a 3 mesi o a 6 mesi con pagamento tramite bonifico, sia andare appunto a impostare una struttura magari più elaborata su un periodo più lungo. Non sono previsti particolari vincoli in tal senso sotto i 24 mesi, vincoli che invece si inseriscono quando si scavalla la soglia dei 24 mesi. Si superano i 2 anni e quindi qui il consensus cosa dice in materia? Che finché un esportatore concede una dilazione di pagamento supportata da un export credit agency al proprio acquirente, per dilazioni superiori appunto a questo lasso temporale è necessario che venga incluso almeno un 15% di anticipo rispetto al valore contrattuale. E quindi l'importo dilazionabile deve essere almeno pari all'85%, come al massimo l'85%, chiedo scusa. E può essere strutturato su da 2 a 5 anni. Lato esportatore, diciamo, questa è una differenza che poi diventa appunto sottile, perché nel momento in cui l'obiettivo è quello di andare a scontare il credito, che il credito sia spalmato su 2 anni, che sia spalmato su 5 anni, nel momento in cui l'esportatore sconta il credito, di fatto questa differenza per lui viene meno, incassando l'intero importo appunto alla spedizione. Per poter far ciò, quindi per poter procedere con lo sconto del credito, l'unico requisito è che il metodo di pagamento che venga selezionato è quello della cambiale internazionale, della promissory note. È un titolo esecutivo che permette appunto lo sconto del credito, a differenza magari del bonifico. Questo prodotto può andare a intervenire su quello che è il più comune rischio di credito, cioè il rischio di mancato pagamento per questioni di insolvibilità o scelta anche magari commerciale da parte dell'acquirente, ma può anche andare a contemplare sia il periodo precedente al periodo di inizio del credito, che è comunque ipotizzato come la spedizione, ovvero quello che è il periodo di produzione. Cioè cosa avviene se per un motivo di natura o politico o commerciale il mio acquirente mi dovesse revocare la commessa prima della spedizione? Tecnicamente non è credito, non fa parte di quel periodo, e
E quindi è un rischio diverso che si può assicurare o in associazione al rischio di credito o escludere. Magari diciamo lo strumento di pagamento selezionato per una fornitura già offre le necessarie garanzie, ipotizziamo magari una lettera di credito, però ecco, in virtù magari del periodo di produzione particolarmente lungo, l'esportatore può sentirsi esposto a questa tipologia di rischio. Una revoca o per cause di natura esogena rispetto alla volontà delle parti o endogena, si può andare a neutralizzare, ecco, il mancato approntamento della commessa per cause terze. E, in secondo luogo, al prodotto classico si può andare ad associare anche il rischio di indebita escussione delle fiduzioni che solitamente vengono richieste su contratti di una certa durata, relative o magari alla fetta di anticipo che è stata concessa o alla buona esecuzione dei lavori concordati. Queste fiduzioni, configurandosi come garanzia prima richiesta, possono essere scudibili dall'acquirente su qualsiasi base. Possono essere scudibili perché magari, diciamo, non sono stati adoperati i lavori per come concordato, o possono essere semplicemente scusse per una questione di difficoltà finanziaria dell'acquirente. Ecco, SACE può andare a neutralizzare anche questo rischio. Qualsiasi sia la natura dell'escussione, qualsiasi sia il motivo dell'escussione in debita delle fiduzioni, SACE eventualmente va a rimborsare il costo della garanzia escussa. Qui c'è una breve distinzione tra gli eventi generatori di sinistro di natura commerciale e gli eventi di natura politica. Quelli di natura politica si configurano comunque come cause esogene rispetto alla volontà delle parti e fanno comunque parte della copertura del rischio di credito, mentre quelli di natura commerciale sono strettamente legati, ecco, allo stato di salute e al comportamento dell'acquirente stesso. E quando si assicura il rischio commerciale, di conseguenza si assicura anche il rischio politico, si può invece escludere il rischio commerciale e assicurare solamente quello politico. E, qui ci sono alcuni esempi di copertura di rischio di produzione, quindi nel periodo prima della prespedizione, da eventi generatori di sinistri di natura politica. Quindi qui lo scenario tipico qual è? Io ho una fornitura, ipotizziamo ad esempio in Brasile. Il mio periodo di produzione è particolarmente lungo, ci impiego 11 mesi a produrre. Cosa succede se in questi 11 mesi l'esportatore non può, l'acquirente non può portare avanti il contratto, non per natura, per scelta, diciamo, propria, ma per eventi che prescindono dalla volontà delle parti? Quindi si configurano come esogeni rispetto alla volontà di acquirente ed esportatore e non sono imputabili né all'uno né all'altro attore. In questo caso, SACE cosa fa? SACE va a rimborsare quelli che sono i costi vivi dell'approntamento della commessa, quindi il valore del contratto al netto di anticipi ricevuti e le marginalità, ad un tasso chiaramente inferiore rispetto a quello che sarebbe il costo di copertura dell'intero credito. Quindi, per neutralizzare il rischio che la commessa venga revocata nel periodo di produzione per eventi di natura politica, in un periodo di 11 mesi, con paese di riferimento ad esempio Brasile, il costo sarebbe circa dello 0,52 annuo. Questo è un rischio accessorio, appunto, che torna utile nel momento in cui magari l'esportatore è riuscito a strutturare una commessa che fornisce le sufficienti garanzie sia in termini, soprattutto in termini dei tempi di pagamento. Magari il pagamento avviene alla prespedizione, magari appunto avviene tramite strumenti garantiti. Però ecco, va a neutralizzare anche l'ultimo rischio rimanente. Qui, volendo fare un po' un esempio a tutto tondo, andando a ipotizzare quello che sarebbe un costo di una copertura
in Bangladesh, in questo caso il paese di riferimento. L'importo del contratto sono circa 2 milioni. Si tratta di una fornitura di impianti, in questo caso per la produzione di mangimi. La modalità di pagamento è quella della cambiale con rate semestrali, quindi la durata del credito complessiva è circa 36 mesi. La percentuale di copertura in questo caso era del 95%. Questo è uno schema, diciamo, ancora in questa fase a tre attori, quindi acquirente, esportatore e SACE come assicuratore. Qui il costo ipotizzato di una polizza è circa tra il 5 e il 5,10%. Per tutto lì, diciamo, è una quota upfront che viene pagata da calcolare sull'importo del credito dilazionato e che viene pagata upfront dall'esportatore, che poi si fa rimborsare dall'acquirente andando ad applicare un tasso di interesse alle rate. Qui invece il caso nel quale si va a includere anche l'istituto scontante, il quale appunto tramite la voltura della polizza fornisce poi la liquidità del credito all'esportatore al momento della spedizione. E, in questo caso quindi si aggiunge un attore al quadro e viene ipotizzato al costo dell'assicurazione SACE, cioè da aggiungere il costo dello sconto del credito. Una quotazione che diciamo, fornirà l'istituto scontante di riferimento, sia su SACE FCT o la vostra banca di riferimento. In ultima istanza, questo è un esempio di copertura invece solamente dal rischio di indebita escussione. Una circostanza nella quale appunto l'esportatore aveva tempi di produzione particolarmente brevi e il pagamento era gestito tramite lettera di credito, e quindi l'unico elemento dove lui andava a percepire il rischio era quello legato alla fideiussione sull'anticipo, che appunto, come anticipato, si configura come garanzia prima richiesta, che quindi era escutibile in un qualsiasi momento da parte dell'acquirente. Lui per un premio pari allo 0,79% dell'impegno assicurativo, cioè 110.000 euro, considerando che il bond era pari al 10% del valore contrattuale, ha neutralizzato anche questo rischio. Sì, mi sentite? Sì. Ecco, quindi quelli che vi abbiamo descritto, abbiamo voluto portarvi anche dei casi concreti di quello che costa effettivamente assicurare un credito e renderlo anche monetizzabile. Quindi l'obiettivo appunto era quello di fornirvi una panoramica non solo generale, cioè qual è lo strumento adatto all'esportatore, ma soprattutto darvi contezza. Chiaramente è la fotografia ad oggi, vista anche l'attuale situazione internazionale, i rischi cambiano di volta in volta, però abbiamo voluto darvi anche lo spaccato delle coperture, dei rischi produzione e politici, perché nella nostra esperienza ultimamente soprattutto abbiamo visto l'impennarsi di richieste anche di coperture collaterali, perché chiaramente la prima esigenza del cliente che esporta è quello di andare a neutralizzare la copertura del mancato pagamento. Quindi perché io devo concedere una dilazione di pagamento? Chiaro che l'obiettivo nostro è quello di incassare in anticipo o incassare con uno strumento garantito. Ecco, però potrebbe non essere possibile. Perché? O perché la controparte, il buyer, non è disponibile ad emettere le lettere di credito. Le lettere di credito sono lo strumento principe del mercato internazionale. E per l'esportatore chiaramente è la soluzione spesso più comoda, soprattutto per macchinari e beni durevoli. E in alternativa potrebbe anche capitare che
il buyer stia valutando di fare l'acquisto da un concorrente che può essere italiano, ma anche un concorrente estero. E quindi spesso il buyer non va a finalizzare il contratto con magari l'italiano, su cui non ha il dubbio della buona validità del macchinario, ma spesso dice: guarda, il tedesco non mi offre solo il macchinario, ma mi dà anche il pacchetto finanziario. Ecco, sapere, l'obiettivo di oggi vuole essere mettere a disposizione degli strumenti che sono facilmente ottenibili, perché lo dicevamo prima, richieste di questo tipo, quindi valutazioni online, esito entro i 7-10 giorni, e consentire anche ai nostri esportatori di fare l'offerta anche finanziaria. Quindi consentire al buyer di pagare in modo dilazionato e rendere un credito monetizzabile. E come dicevo anche, l'importanza di valutare anche quelli che sono i rischi diversi dal mancato pagamento, perché oggi che cosa succede? Che gli esportatori, col timore anche della guerra e quant'altro, preferiscono ottenere il pagamento in anticipo. Oppure, se la controparte non è disponibile oggi a finalizzare la trattativa e a pagare in anticipo, preferiscono attendere la vendita. L'obiettivo invece è quello di dare uno strumento alternativo, un'offerta commerciale che voi possiate proporre alla controparte. Chiaramente per fare questo ci servono, noi ci basiamo sulle fonti informative, quindi come facciamo a valutare i buyer, come facciamo a valutare i rischi? Allora, se si tratta di un rischio appunto di mancato pagamento, andiamo a valutare le fonti informative su quella controparte. Oppure spesso vi chiediamo di fornirci i bilanci del buyer. Anche questo non deve spaventare il nostro cliente, non deve spaventare l'esportatore, perché noi siamo disponibili anche tramite la rete internazionale che vi abbiamo mostrato all'inizio delle slide, a dialogare, se lo riterrete utile, diciamo, nella vostra trattativa, a dialogare direttamente con il buyer, andare a raccogliere documenti finanziari che ci consentano poi di darvi una valutazione di assicurabilità. E questo appunto, come dicevamo, è vincente nella trattativa commerciale. Altra cosa importante da dire, spesso l'obiezione che mi viene fatta è: ma io sono obbligato ad assicurare tutto il mio pacchetto clienti? No, cioè, come dicevamo prima, è possibile per l'esportatore, tramite il nostro portale, andare a richiedere la singola valutazione del singolo rischio. Quindi anche qua uno strumento snello e veloce dove poter andare a selezionare il singolo rischio. Quindi questa è un'altra, diciamo, caratteristica dello strumento di SACE. E anche laddove l'esportatore avesse già una propria polizza globale che vada a coprire tutto il fatturato, ma ci fossero dei crediti che rimangono fuori, oppure l'assicuratore principale ha già concesso un fido massimo sulla controparte e io come esportatore vedo che in quel momento ho un picco di richieste e non è possibile, diciamo, assicurare questo credito, anche in questo caso è possibile richiedere la copertura di SACE, che va a innestarsi sulla copertura principale del primo assicurato. Quindi nel tutto rispetto della polizza globale che eventualmente un assicurato ha già in essere. Quindi, come dicevamo, l'obiettivo vuole proprio essere quello di avvicinarci il più possibile alle vostre esigenze con degli strumenti che siano fruibili. Noi avremmo, diciamo così, terminato, perché il focus era descrivervi più che altro questa tipologia di strumento, anche se in realtà ne abbiamo naturalmente diversi, e quindi lascerei eventualmente la parola alla platea se ci fossero domande. Insomma. Per adesso non ci sono domande, vero? Aspettiamo un attimo. Nel caso poi, come dire, venissero in mente domande, in un secondo momento, possono essere rivolte, come dire, direttamente ai nostri relatori oppure, come dire, passando attraverso di noi, ma senz'altro è meglio il contatto diretto con SACE, considerando che, insomma, oggi abbiamo avuto modo di ascoltare e di vedere, come dire, proprio di vedere in faccia chi poi si relaziona
direttamente con le imprese. Ecco, massima disponibilità. Ho tenuto anche che parlasse il collega Davide Venuti, perché proprio l'obiettivo è quello di supportarvi anche nella fase dell'inserimento. Quindi non vi abbiamo solo descritto che cosa facciamo, ma laddove si presentasse l'esigenza, siamo proprio disponibili a supportarvi anche in quello che è il processo di inserimento delle richieste nel portale, e così come eventualmente andare a dialogare con il buyer, sempre laddove lo riteniate utile, proprio per andare ad agevolare quella che è la vostra trattativa commerciale. Quindi il messaggio che ci teniamo a lasciare è che se non ci conoscevate, questa è stata una buona occasione per comprendere che appunto SACE può essere un partner per quelli che sono i vostri progetti di crescita all'estero. E che il secondo messaggio è che in tutte le fasi, diciamo così, della trattativa commerciale, potete appunto ottenere da SACE uno strumento che vi possa guidare, che vi possa aiutare ad orientarvi nella vostra vendita verso l'estero, perché chiaramente oggi esportare è diventato, diciamo così, necessario per crescere, però è importante andare anche a neutralizzare quelli che sono i rischi, per poi quindi beneficiare in toto di quella che invece è l'opportunità, appunto. Una domanda. Ci sono limiti sul valore da assicurare, sia come valori massimi che minimi? No, non ci sono limiti, proprio perché, come dicevamo, noi andiamo a fare delle valutazioni sulla singola commessa. Noi non assegniamo un plafond. Non è il funzionamento, diciamo, della assicurazione, diciamo così, a mercato. Noi andiamo a valutare la singola commessa. È chiaro che ci sono delle normative internazionali che vanno a disciplinare quella che è la dilazione massima che io posso concedere. Quindi un macchinario, un bene durevole, chiaramente può essere spalmato nel tempo e ha dei minimi di contratto, degli importi minimi di contratto e delle dilazioni massime. È chiaro che se io invece vendo abbigliamento, non posso vendere abbigliamento con un pagamento a 5 anni. Ecco, cosa diversa, se vendo un macchinario, il macchinario è ammortizzabile fino anche a 5 anni. Ecco, quindi ci sono dei paletti da normativa, ma non ci sono importi minimi da assicurare. Ecco, quindi sono possibili sia le transazioni secche che eventualmente le transazioni ripetute. E nella prima fase in cui il cliente si registra, quindi come fare a accedere a SACE, si va nel sito di SACE, sace.it, e ci si, cioè, in alto a destra c'è scritto registrati. Registrando la propria impresa, quindi partita IVA, viene dato un coupon che consente di avere la prima valutazione gratuita. E quindi proprio parliamo della valutazione di assicurabilità del buyer estero. E poi comunque sentiamoci pure direttamente, in modo tale che così andiamo a smarcare eventuali anche dubbi operativi. Vi abbiamo rappresentato anche nelle slide poi che vi lasceremo, quindi avrete modo anche di visionarle anche con comodo, proprio il costo invece del rischio di produzione, perché spesso viene non si percepisce, non veniva, perché oggi invece si percepisce, perché è capitato appunto la revoca della commessa, pensiamo a tutti quelli che avevano dei contratti verso la Russia, che magari sono stati interrotti non perché il contratto sottostante sia saltato, ma perché magari ci sono delle condizioni, come dicevamo, esogene, che non consentono la prosecuzione del contratto. Vi abbiamo proprio lasciato la valorizzazione di quello che è il costo della copertura assicurativa, perché nell'esempio che ha citato Davide prima, il Brasile, quindi su 11 mesi di esecuzione fornitura, quindi pensiamo in questo caso ad un macchinario fatto ad hoc per il brasiliano, perché appunto se io vendo un bullone mi salta la vendita in Brasile e la vado a vendere diciamo in Messico, o vado a venderlo in un altro paese. Il bullone è standard, sto banalizzando, però per dire perché è utile la copertura, perché soprattutto quando andiamo a fare dei macchinari ad hoc, e spesso le PMI fanno, sono molto brave a fare macchinari tailor made, quindi vestiti su misura per le esigenze del buyer, se salta la commessa
nella fase di produzione, io ho sostenuto dei costi per produrre quella commessa ad hoc e dovrò sostenere ulteriori costi per andare a cambiare le caratteristiche del macchinario per poi renderlo vendibile diversamente ad un altro buyer. Pertanto la polizza SACE ad un costo veramente basso rispetto, avete visto proprio 0,5 Brasile, costo politico, quindi un evento esogeno, verso Bangladesh, che era il 5%, con la neutralizzazione invece del rischio di mancato pagamento. Cioè avete visto che sono proprio due antipodi. Questo per dire che non c'è solo chiaramente il rischio del mancato pagamento, ok, tanto io incasso in anticipo, ci metto 11 mesi a produrre, ma incasso in anticipo. Ma cosa succede se in questi 11 mesi mi viene revocato arbitrariamente la commessa? Posso ottenere il risarcimento dei costi di produzione. Ecco, l'abbiamo messa anche questa parte perché oggi più che mai è un elemento di attenzione, visto, diciamo, il mutare della situazione geopolitica. Grazie per l'efficacia, per la chiarezza espositiva, per la completezza. Allora, se ci fossero poi altre domande, vi invitiamo a contattare direttamente i nostri relatori, che ringrazio, e ringrazio chi ha partecipato a questa giornata, alle giornate precedenti. Grazie e speriamo di vederci presto con altre iniziative. Grazie e buon pomeriggio. Grazie ancora, Sacha. Grazie.